Presidente Di Marco, consueto raduno di fine anno alla delegazione Alto Friuli di Confindustria Udine, come sempre è un momento anche per fare il punto della situazione. Sì, sicuramente questa è l'occasione che aspettavamo da tempo, di avere un contatto diretto col massimo vertice della politica regionale. E in questo ambito noi vogliamo illustrare un po' quella che è la nostra visione dell'economia della montagna legata al settore dell'industria. Tra i comparti appunto sui quali si continua a puntare di più, il settore filiera bosco-legno, l'idroelettrico, la pietra ornamentale, ma anche il manifatturiero. Sì, diciamo che i settori che ha detto lei sono quelli che maggiormente concentrano la nostra attenzione appunto per il ruolo che abbiamo di delegazione di montagna, no? Quindi sono quelli che sono maggiormente legati al territorio. Non bisogna però dimenticare che ci sono dei settori come il cartario o il metalmeccanico che offrono sicuramente un grande sbocco occupazionale e muovono anche con il loro indotto l'economia della montagna. Quali sono le richieste che presentate oggi alla Presidente Serracchiani? Ma noi chiediamo praticamente di avere una maggiore attenzione su quello che sono gli aspetti della montagna insiti proprio dentro quello che è il contesto della montagna, cioè di avere una relazione più diretta con il vertice, mediata attraverso un coordinamento locale che può tastare, sentire il polso delle esigenze e può anche calare dall'alto. Può riportare verticalmente quelle che sono le intenzioni, quindi quelli che sono i concetti della politica regionale. Quindi in sostanza chiedete un assessorato alla montagna No, forte. no, no, non parliamo mai di un assessorato, noi parliamo di figure tecniche, noi siamo nei comparti tecnici, non parliamo di politica, noi chiediamo semplicemente una figura tecnica di raccordo, questo è quello che chiediamo. Per quanto riguarda in particolare l'idroelettrico, un settore su quale tanti imprenditori aspettano risposte da tempo, c'è la formula secondo voi per accelerare per esempio le tante richieste che giacciono compatibilmente con l'aspetto ambientale? Sì, bisogna che si applichi una certa politica in favore di queste iniziative, perché queste sono iniziative che hanno un risvolto importante in quello che è sicuramente quello che è la produzione di energia rinnovabile, perché questa è qualcosa che è insito in quelle che sono le risorse della montagna. E potrebbe essere addirittura molto valorizzato se si riuscisse ad avere diciamo, un riconoscimento in quello che è l'attività delle aziende che possono utilizzare un'energia pulita, immagini lei quello che può essere la promozione di qualche cosa del genere. Questo anche è qualcosa a cui ci facciamo un pensiero.